Ciao a tutti, cari amici del nostro canale. Oggi abbiamo qualcosa di speciale da condividere con voi. Ma prima di immergerci in questa storia coinvolgente, vogliamo chiedervi un piccolo favore che ci aiuterà a continuare a creare contenuti straordinari come questo. Se ancora non lo hai fatto, ti invitiamo a iscriverti al nostro canale e attivare le notifiche, in modo da non perderti mai uno dei nostri futuri video. La vostra iscrizione e il vostro supporto sono fondamentali per noi, e ci aiuteranno a far crescere questa comunità e a condividere storie, riflessioni e lezioni preziose. Oggi vogliamo raccontarvi una storia profonda, un racconto zen che ci insegna importanti lezioni sulla vita, sul perdono, sull'amore, sulla pazienza e su come affrontare ciò che non possiamo controllare. È una storia che ha toccato il cuore di molte persone e che speriamo possa ispirarvi così come ha fatto con noi. Quindi, senza ulteriori indugi, immergiamoci in questa avventura e lasciate che il nostro racconto zen vi guidi attraverso le profonde riflessioni sulla vita e sulla spiritualità. Buona visione! Nel tranquillo villaggio giapponese di Akira viveva un uomo chiamato Ken. Ken era noto per la sua pazienza e la sua capacità di perdonare, ma aveva un cuore chiuso all'amore. Aveva trascorso la maggior parte della sua vita ad arrabbiarsi e odiare, ed era determinato a trovare la chiave per aprire il suo cuore. Un giorno, mentre camminava lungo il fiume che scorreva vicino al villaggio, Ken vide un giovane pescatore di nome Hiroshi. Hiroshi era seduto sulle rive del fiume, visibilmente frustrato mentre cercava di pescare. Le onde agitate avevano portato via tutte le sue esche, lasciandolo senza nulla da portare a casa per la cena. Ken si avvicinò a Hiroshi e gli chiese se aveva bisogno di aiuto. Hiroshi, sorpreso dalla gentilezza di uno sconosciuto, accettò con gratitudine. Insieme, Ken e Hiroshi raccolsero delle erbe aromatiche lungo il fiume e le usarono come esche improvvisate. Ben presto, i pesci cominciarono a mordere l'amo di Hiroshi, e il suo viso si illuminò di gioia. Mentre pescavano insieme, Ken notò che Hiroshi era impaziente e incline all'ira ogni volta che un pesce sfuggiva. Ken gli ricordò le parole sagge di un vecchio maestro zen: tutto ciò che ti infastidisce ti sta insegnando ad essere paziente. Hiroshi ascoltò con attenzione, e la sua impazienza gradualmente si trasformò in calma. Poi, quando Hiroshi perse un grosso pesce che si dimenava tra le sue mani, la sua rabbia si scatenò. Ma Ken gli disse: tutto ciò che ti fa arrabbiare ti sta insegnando a perdonare. Hiroshi prese una profonda ispirazione e scacciò la rabbia, continuando a pescare con serenità. Mentre il tramonto tingeva il cielo di rosa e arancione, Hiroshi catturò il pesce più grande che avesse mai visto. Era un pesce koi, con vividi colori rossi e arancioni. Hiroshi lo osservò con amore nei suoi occhi e poi disse a Ken: tutto ciò che ti fa odiare ti sta insegnando ad amare. Ken sorrise, riconoscendo la trasformazione in Hiroshi. Con il pesce koi in mano, Hiroshi si rese conto che non poteva controllare la natura o il destino, ma poteva controllare la sua reazione. Era finalmente pronto a lasciare andare la rabbia, l'impazienza e l'odio che avevano occupato il suo cuore per tanto tempo. Ken e Hiroshi tornarono al villaggio con il pesce koi, e la storia della loro giornata divenne leggenda. Ken aveva insegnato a Hiroshi le lezioni preziose del perdono, dell'amore, della pazienza e del lasciare andare. E nel processo, Ken aveva anche aperto il suo cuore all'amore e alla felicità, trovando finalmente la pace interiore che aveva cercato per tutta la vita. Ken e Hiroshi divennero grandi amici e trascorrevano molto tempo insieme. Ken condivideva con Hiroshi le sagge parole degli antichi maestri zen e lo aiutava a praticare la meditazione, mentre Hiroshi condiva la sua gioia per la vita e l'amore per la pesca con Ken. Mentre il tempo passava, il villaggio di Akira cominciò a notare il cambiamento in Ken. Era diventato più aperto, amorevole e paziente, e le persone venivano da lui per ricevere consigli e conforto. Ken era diventato un punto di riferimento per chi cercava saggezza e serenità. Un giorno, una giovane donna di nome Yuki si rivolse a Ken. Aveva appena perso il lavoro e si sentiva sopraffatta dall'ansia e dalla disperazione. Ken l'ascoltò con gentilezza e le disse:
tutto ciò che non riesci a controllare ti sta insegnando a lasciare andare. Queste parole toccarono il cuore di Yuki, e improvvisamente si sentì sollevata da un peso. Aveva imparato a liberarsi dalla sua ansia, ad accettare ciò che non poteva cambiare, e a concentrarsi sulle cose che poteva controllare. Col tempo, Yuki trovò un nuovo lavoro e cominciò a praticare la meditazione con Ken. Il villaggio di Akira iniziò a vedere il cambiamento in lei, proprio come era successo a Hiroshi in passato. Ken aveva ormai diffuso il suo messaggio di pace e saggezza a molte persone nel villaggio, contribuendo a creare un'atmosfera di armonia e comprensione reciproca. La vita a Akira continuò ad andare avanti, e Ken continuò a condividere le sue lezioni zen con chiunque cercasse il suo aiuto. Era diventato un vero maestro, non solo nell'arte della pesca, ma anche nell'arte di vivere una vita piena di amore, perdono, pazienza e saggezza. Il villaggio di Akira diventò un luogo noto per la sua atmosfera pacifica e i suoi abitanti felici. E tutto iniziò con un incontro casuale tra un uomo di nome Ken e un giovane pescatore di nome Hiroshi, che insegnarono al mondo che, seguendo le parole dei maestri Zen, è possibile trasformare la propria vita e raggiungere la pace interiore. Il racconto che abbiamo appena esplorato ci offre preziose riflessioni sulla vita e ci insegna importanti lezioni. La prima lezione che possiamo trarre dal racconto è che tutto ciò che ci infastidisce ci sta insegnando la pazienza. La vita è piena di sfide, e imparare a essere pazienti di fronte a esse è fondamentale per evitare che la frustrazione e la rabbia ci dominino. Accettare le difficoltà come parte naturale dell'esistenza è il primo passo per raggiungere la pace interiore. Il racconto ci mostra come tutto ciò che ci fa arrabbiare ci sta insegnando a perdonare. Il perdono è un atto di liberazione, in cui rilasciamo il peso delle nostre rabbie e risentimenti. Imparando a perdonare gli altri, possiamo liberarci da un bagaglio emotivo che ci opprime e aprire la strada a relazioni più sane. La storia di Hiroshi e Ken ci insegna che tutto ciò che ci fa odiare ci sta insegnando ad amare. L'amore e la compassione sono antidoti potenti all'odio. Quando impariamo a sostituire l'odio con l'amore, miglioriamo non solo la nostra vita, ma anche quella degli altri. L'amore è ciò che ci unisce e rende la vita più significativa. Infine, il racconto ci ricorda che tutto ciò che non possiamo controllare ci sta insegnando a lasciare andare. Molti di noi cercano di controllare ogni aspetto delle proprie vite, ma spesso ciò è impossibile. Imparare a rilassarsi, ad accettare ciò che non possiamo cambiare e a concentrarci su ciò che possiamo influenzare è fondamentale per ridurre lo stress e vivere in modo più armonioso. Il racconto ci invita a considerare le sfide e le difficoltà come opportunità di crescita personale. Attraverso la pazienza, il perdono, l'amore e il lasciare andare, possiamo trasformare noi stessi e il nostro mondo, creando un ambiente di pace e comprensione reciproca. Queste lezioni, ispirate dalla filosofia Zen, sono universali e possono guidarci verso una vita più ricca di significato e equilibrio. E così, cari amici, giungiamo alla conclusione di questa meravigliosa storia Zen. Speriamo che abbiate tratto ispirazione dalle lezioni di pazienza, perdono, amore e accettazione che abbiamo condiviso con voi oggi. Prima di salutarvi, vorremmo chiedervi un piccolo favore. Se il nostro racconto vi ha toccato o ispirato in qualche modo, vi invitiamo a sostenere il nostro canale. Cliccate il pulsante iscriviti se non lo avete ancora fatto, così potrete rimanere aggiornati sui nostri futuri contenuti e condividere questa esperienza con noi. Un piccolo gesto come un mi piace e la condivisione di questo video con i vostri amici può contribuire a far crescere la nostra comunità e diffondere messaggi positivi come quelli di oggi. Infine, vi invitiamo a lasciare un commento con le vostre riflessioni sulla storia e sulle lezioni apprese. Grazie mille per il vostro supporto e per essere parte di questa comunità. Insieme, possiamo diffondere la saggezza e l'ispirazione. Vi aspettiamo nel prossimo video, e nel frattempo, continuate a coltivare la vostra crescita personale e la vostra pace interiore. A presto!